Benvenuti benvenuti in questo nuovissimo video, salutami, oggi siamo in un nuovissimo video delle news. Oggi siamo... Nulla, meglio non la uso. Okay, ragazzi, oggi siamo in un nuovissimo video delle news per parlarvi delle cose, diciamo, in questa settimana, che sono avvenute in questa settimana, che dovrò fare. Insomma, come mi trovo nella situazione che mi trovo. Non voglio stare in piedi, quindi la vado a riprendere. Ok, mi siete trasportata da sola, va bene. Vi racconto un po' le news di questa settimana, di questi giorni in generale. Allora, questi giorni, perché non ho fatto mai un video news a parte la... il primo vlog del canale. Allora, partiamo su il gioco che sto giocando, diciamo, di più. Allora, raga, mi sto davvero flashando l'esistenza a Slater. Io, ragazzi, da appena l'ho conosciuto, ragazzi, è diventato un fanatico di Slater. Io non ci stacco gli occhi, telefono, computer, ragazzi, ho sempre giocato a Slater. Io non lo so, però, perché non sono bravo, non mi riesco a regolare con i tasti. Comunque, ragazzi, a parte questo è il gioco che sto giocando di più. Poi, ragazzi, non sto toccando PlayStation perché non mi va. Poi ho molti giochi in sospesi che dovrei finire, tipo God of War, che dovrei finire, che non ci ho mai giocato, l'ho comprato così, l'ho tenuto in uno scaffale e la polvere a marcire. E poi ho FIFA, che ci ho fatto una partitina un po' di giorni fa e tipo scleravo malissimo, ma in senso positivo, perché esultavo. E poi ho Far Cry Primal, che non ho voglia di finirlo. Mi sento strano. Comunque, a parte questi erano i giochi che più avevo giocato. Che cosa sto facendo invece in questa settimana? Allora, in questa settimana, ragazzi, che cosa fa? Vado alla Pieve, che è qui, è un paesino molto vicino a Ponticelli. Sto facendo un po' di baldoria in giro e voglio dire una cosa che spero apprezzerete. Semplicemente, ragazzi, questi giorni, cioè in questi ultimi giorni di scuola, ci stanno chiedendo le verifiche, perché ovviamente devono far recuperare chi ha le insufficienze, e quindi stiamo facendo verifica tutto spiano, interrogazioni a più non posso. Io, raga, spero questa cosa la apprezzerete. Io ogni volta io faccio i compiti il giorno, la mia giornata è composta di due cose: fare i compiti e YouTube, perché YouTube, cioè, fa anche esco, ragazzi, in questi giorni sto uscendo davvero tantissimo perché faccio i compiti e appena, ragazzi, cioè, dedico anima e corpo ai video su YouTube, perché, ragazzi, cioè, per me la scuola è il primo posto, ma il secondo posto c'è YouTube, perché io, ragazzi, faccio i compiti tutto il giorno, la maggior parte, e poi, ragazzi, appena ho un momento di svago, un momento libero, mi registro un video e lo edito e lo carico su YouTube. Ragazzi, spero che questa cosa vi possa far piacere, perché io dedico davvero molto tempo e molta passione per i miei video, che credo che la cosa, il divertimento e la passione, siano una cosa più fondamentale per ottenere successo su YouTube. Non successo, però per ottenere video migliori, perché, ragazzi, se non c'hai voglia, non lo fare il video, cazzo, non lo devi fare il video se non hai voglia di farlo. Comunque, davvero devo... non so come ringraziarvi, perché siamo anche arrivati a 49 iscritti. Non so se quando caricherò questo video saremo a 50, non credo. Però, ragazzi, vi ringrazio. Non esistono parole in questo mondo per descrivere l'affetto che ho verso di voi. E comunque, detto questo, chiusa parentesi, volevo far sapere a voi che io vi voglio bene. Bacione. Ok, chiusa parentesi. Ora facciamo, diciamo, le news che sto guardando in più sui giochi. Allora, ragazzi, io, come quasi tutti i fanatici di Pokémon, i Pokéfan, ragazzi, stiamo aspettando a braccia, proprio col fiato sospeso, altre novità sui prossimi capitoli della saga, che sono Pokémon Sole e Pokémon Luna. Sono dei capitoli davvero molto molto attesi da tutta la community di Pokémon e dai fan, perché, ragazzi, davvero ci arrivano novità a tutto spiano, quindi non le vogliamo ancora, ragazzi, siamo ancora col tempo sospeso per le prossime novità, perché, ragazzi, apro sempre queste parentesi perché comunque sono le news che sto guardando di più in questi giorni. E praticamente hanno annunciato i starter, hanno annunciato i leggendari, hanno annunciato la regione e cazzi e mazzi vari, però c'è stato una piccola
lite, diciamo. Non è proprio una lite, ora vi spiego nel dettaglio. Ci sono stati annunciati i tre starter. Ci sono stati annunciati questi tre starter, che sono il primo di tipo fuoco, vabbè, sono sempre i rispettivi starter fuoco, erba, acqua, perché sono i classici starter di tutte le generazioni. Comunque, come tipo fuoco abbiamo Litten con gatto, poi abbiamo come tipo erba Rowlet, che è diventato, ragazzi, alzo le mani, la nuova star dei Pokémon, e hanno fatto addirittura un post, che vi lascio qui, con scritto Rowlet dice a Pikachu, ora sono io la fan, la star di Pokémon. Quindi, ragazzi, proprio ha preso davvero... I fan di Rowlet sono davvero impazziti sul web e sembra essere diventata la nuova star di Pokémon. Chissà cosa succederà in futuro. E praticamente, che cosa dire? Sono stati tutti apprezzati tranne uno, lo starter di tipo acqua, il povero Poplio. Poplio, ragazzi, è una foca, sostanzialmente una foca. Il Rowlet poi è una palla di merda, che non so come cazzo fa piacere con uno schifo, cioè proprio fa schifo. E praticamente Poplio, che è una foca, è di tipo acqua, e raga, è stato proprio dei post l'hanno insultato di tutto, di tutti i colori, gli hanno detto di tutti i colori, cioè proprio si sono proprio accaniti contro questo Pokémon, che alla fine, poraccio, non ha fatto niente di male prendersela tanto per un Pokémon. Ok, creare luoghi offensivi sui Pokémon, mentre qui ci stiamo a proteggere dalla guerra, noi pensiamo a proteggere i Pokémon. Bello, bello stato siamo rimasti, bello stato. Ho creato dei post e è nata addirittura una squadra difensiva per Poplio, di cui io ne faccio parte. Scrivete sotto nei commenti chi appunto conosce Pokémon, chi è affezionato a questa serie, hashtag Team Poplio. Io ho creato anche un hashtag, scrivetelo qua sotto nei commenti, per sostenere il nostro team, Team Poplio, perché ragazzi è nata una squadra di difesa per questo Pokémon. E ragazzi, il post vi faccio vedere ora. Dice praticamente, tutti mi offendono mentre sono così, ma aspettassero che io mi evolva. Nelle frasi, ragazzi. E poi, Poplio è il mio preferito. Quindi, ragazzi, io sicuramente quando prenderò Pokémon Sole e Pokémon Luna, lui sarà il mio starter. Ok, detto questa cosa, voglio dirvi un'ultima cosa prima di salutarci, perché il video sta durando un pochino. Ho detto le cose principali. Alexandru Stanica, commenta se tu stai guardando in questo video. Pensaci e dammi il tuo account. Perché, ragazzi, perché dico questo, Alexandru, che se mi stai guardando il video, ciao Ale. Ragazzi, lui mi ha promesso per Wolf. Questa non sarà mai tuo se non mi dai il tuo account di Clash Royale. Perché, ragazzi, abbiamo fatto un patto. Che gli do, sui Nazuma le vengo Cronstone, Fiamma, il giocatore leggendario che sarebbe Wolfram, e lui in cambio mi dà il suo account di Clash Royale. Sì, scambio molto equo, direi. Abbastanza, sì. Comunque, niente, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, in un prossimo appuntamento. Qua dal vostro Tony è tutto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye, ragazzi. Non la so fare l'auto. Scusate.